78, ciao amiche! Buon pomeriggio, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto, il saluto della nostra dolcissima Ciao a regista! tutti. Ciao. Ma non solo il suo, anche dell'aiuto regista e dell'opinionista! Ciao. Siamo al gran completo oggi per aprire questo bellissimo uovo scelto oggi. Allora, scelto un po' da tutti, nel senso da tutti proprio, perché questo è l'uovo preferito della nostra nonnina. Vero? Questo è l'uovo preferito. Sì. Approved by Nonnix. Sì, Esatto. è l'uovo preferito della mia mamma. Quindi questo è giusto comprarlo anche alla nonna, ma l'abbiamo comprato anche per noi perché piace in realtà qua a tutti, perché all'interno ha delle sorprese super coccolose, ha dei trudi piccinissimi ma molto carini. Esisteva, dico gli altri anni, perché quest'anno in negozio c'era solo questo. Dice cioccolato finissimo al latte, dolci preziosi senza glutine. Anni scorsi era in collaborazione, se così si può dire, con altri, non con dolci preziosi, e lo facevano di dimensioni diverse, tre. Non mi ricordo chi lo faceva. Amiche, se voi Ma vi sei sicura che non erano ricordate, dolci preziosi? sì, sono sicura. Era un altro che li faceva anche pagare di più, tra l'altro. Forse no, Balocco? No, forse Forse Balocco, boh, non lo so, non so, non lo non so. so. Amiche, se vi viene in mente chi faceva l'uovo di Trudy gli anni scorsi, fateci sapere nei commenti, sono curiosa. E c'era in cosa, voi vi ricordate? C'era in tre Mi ricordo che c'era dimensioni, quello grande grande, più grande, grande di grande, questo. medio e E piccolo? normale. Sì, mi pare tre. Ah, sì? Ah, io Sì, mi ricordavo perché quello so che medio e quello quello grande. grande, amiche, io non avevo coraggio di comprarlo. A volte avevano coraggio, appunto, i nonni di comprarlo perché era grande. Cosa vuol dire? Grande uovo, grande prezzo. E quindi io magari a volte mi sono accontentata, forse un anno l'avevo preso piccolino. E quest'anno non ho potuto resistere perché, insomma, adesso che ci ha preso il vortice delle uova, amiche, stiamo ballando, dobbiamo ballare, balliamo. Li apriamo tutti, ho deciso. Apriamo tutti, mia Davvero? partita. Sì, E mia questa decisione partita. non me l'avevi anticipata? No, è stata Presa. una sorpresa Ok. dell'ultimo secondo. Mia partita così, tutti quelli che troveremo, noi li apriremo. Poi quando arriva Pasqua, basta, smettiamo. Facciamo forse il giorno di Pasqua, Pasquetta e poi basta, make-up, amiche, se no impazzisco con queste uova. Troppe. Tra l'altro, panino con la cioccolata e ginipini a manetta da coprire, come ha detto Giovanna, mi pare, giusto? Mi pare Giovanna ci abbia scritto: attenzione alla cioccolata, che poi devi coprire tutti i ginipini brufolini. Sì, lo so, tra l'altro me ne vengono tantissimi quando mangio la Sì, cioccolata. davvero? Sì, però vabbè, c'ho già tipo la salivazione così azzerata perché non vedo l'ora di assaggiarlo. Se è super buono, ma prima di tutto guardiamo il prezzo. Vediamo se lo trovo. Qua un disastro perché non mi sono preparata prima allo scontrino. Quindi non mi ricordo in quale negozio. Ah, beh, un colpo di fortuna immediatamente. È qua l'ultimo. Perché ne ho comprati in tre diverse, diciamo, tranche, si può dire così, tre diverse spese, in 3 giorni diversi. 12,99 il prezzo. E il primo che ho preso, proprio fortunata, ho buttato l'occhio proprio lì. Ho prurito qua. Che Come prurito, mai? scusate, non lo so, non lo so, a volte lo fa. Apriamo? Io sono Apriamo. Io curiosa, sono e voi? curiosissima della Sì? sorpresina. Chissà, amiche. Quando non si trova nulla, in Sardegna si dice stu gancio d'unaria, il gancio di Esatto. tunaria. Sì, è un modo, tipo modo di dire. Speriamo di non trovare il gancio di tunaria qua dentro, stu gancio d'unaria. Le amiche sarde mi capiranno, fatemi sapere se mi avete capito. Allora, l'hai già inquadrato? Lo devi inquadrare? Ah, sì, Ta-ta! ma... Dolci preziosi, ho sempre sognato di La farlo. carta comunque era uguale all'anno scorso, cioè uguale all'anno scorso, non è Ma diversa? sai che secondo me era solo azzurra con la scritta No, Trudy? ma io quello lì davanti me lo ricordo... Questo? No, no, quella la... Come si chiama? Il Certo. cartone? È cartone, certo, mica possono scriverti, che ne so, No! Barbie e Trudy e scrivono No, ma nel Trudy. senso i peluche, cioè che non siano gli stessi dell'anno scorso? Guarda, che prendo il telefono un attimo. Aspettate qua l'Alix, 2 secondi, che digito? Uova Forse era di diverso e mi sto sbagliando Pasqua, io. no, è uguale. Sì? Trudy, Boh, non so. 2023. Vediamo. Immagini.
Vediamo se ce n'è una che ci quaglia. Mick, mi sa che. Tocca dire che Niente. forse ha ragione la regia. Paluani. Ho Ah, Paluani era. trovato questa che me la fa venire alla memoria. No, Ma non era così però l'anno scorso. non era così. Almeno. Quindi questa è Non del posso dirlo. dopoguerra. Allora, anche gli altri vogliono vedere. Abbiate pazienza. Facciamo No, mi veloce. ricordo che di sicuro non era come quello. Di sicuro non era come quello, ci dice la regista. Ai ai ai. E questo è quello di quest'anno. Trovo solo foto di quest'anno. Non è Però esistono io anche qua quelle dell'anno trovo scorso. Paluani. Cioè, Ma così. io l'anno scorso una carta blu, io mi ricordo, non era Una bianca. carta Uguale a blu questo. sulla pelle mia. Amiche, non lo so, non lo Vabbè, non importa. troverò. Qua c'è una carta arcobaleno. Questo mi sembra che era del 1971. Perché non me lo ricordo Ok. nemmeno io. 2014 c'è Ah, scritto. 2014? Ma quindi, oh yeah, è tanti anni che lo fanno. Allora, Oh e yeah. però era Paluani anche Paluani. questo. Quindi, secondo me, in passato, cambiando la carta, però l'ha sempre fatto, secondo me. Ma secondo me l'anno scorso era Dolci Preziosi. Sì. Boh. Potrebbe avere ragione Forse mi la sbaglio, ma regista. è Sai che hai ragione, perché questo c'ha prova, la clicca foto una. diversa, però è sempre Dolci Preziosi. Eh Quindi, sì, la foto era così, giusto? l'anno Sì, scorso con la coccinella era e il sempre pulcino. Dolci Sì, Preziosi. Quindi, esatto. cosa possiamo dire, amiche, se non la regista ha sempre. Ragione. Insomma, non è. No, no, l'immagine io pensavo fosse uguale, invece meno male che è diverso. No, era Sì, uguale. però Era c'era la uguale. coccinella. L'anno scorso Anche c'era la disegnata. coccinella e il Vabbè, la pulcino. coccinella. Sì. Sì. Allora lo apriamo. Comunque aveva ragione la regista. Però anni che furono era Paluani. Paluani. Esatto. Ecco. L'anno scorso io, amica, non me lo sono caccata proprio. Non me ne sono nemmeno accorta che l'hanno fatto. Forse l'anno scorso l'ha L'ha comprato la comprato? Sì, nonna. sì. Allora, amiche, andiamo. Non procrastiniamo oltre. E apriamo immediatamente questo fantastico uovo. Allora, via la carta. Tiriamo il cordino. Meno male che qua non c'è lo scoccettone. Così, Esatto. ah, questo è l'Alix Approved. Perché in un attimo, guardate. Non è rotto, forse? No, No, infatti. Io devo ok, ringraziare Dani che mi ha detto nei commenti come dovevo fare con la bolla che avevo in bocca. Sta passando, è molto meglio subito dopo che ho fatto gli sciacqui consigliati da lei. E quindi, grazie. Grazie per i consigli. Terrò a mente per le prossime bolle, ma tocchiamo ferro, legno e di tutto che non, ce ne, non me ne vengano altre. Però ogni tanto capita. Allora, è quasi crashato, ma non rotto. Io però oggi ho pulito carciofi, quindi non vorrei. Prendo un fazzolettino pulito per toccare il cioccolato, perché non vorrei farlo diventare amaro con le mani, magari. Il pugno chi lo dà? Sempre lui, Lui. dicono di dare per dare il pugno all'opinionista. Vai, vai. Vieni Ma di la qua. scorsa volta non l'ha dato lui, dai. Come fa? E chi l'ha dato? L'hai Io dato? l'avevo Ah, dato l'hai io, dato anche l'ultimo, te? E sì. tu l'hai mai Sì, dato? lui sì, Ah, l'avevo. ok. Io Riesci a sono inquadrare? Sì. Ok, vai con manina. Ah. Pugnetto, pugno, fa aiuto. Allora, Saltato. prendo. Cos'è, cos'è, cos'è? Oh! Allora, aspettate che trasloco il cioccolato e lo assaggiamo subito. Però prima apriamo, prima apro. Sì, prima apri. Ma Apriamo. sembra un po' sottovuotato. Eh sì, l'hanno sottovuotato come le fascette skincare di Esatto. Amazon. Hanno imparato anche Così loro. diventa bello fluffy, ti Eh sì, piace? vado, Vai. apro. Ha già capito che abbiamo Il trovato. coalino. Abbiamo trovato il Oh, che coalino. carino. Sì, sono sicura. Siamo stati fortunati. Allora, a me dispiace dirlo, ma il pesce non piace a nessuno. Perché lo Il mettono? coalino è proprio. Il koala, Anche il panda era carino. sì, ma a me piace di più. Anche a me. Giorgi che Ah, corre felice sul giusto! prato. Come si chiama? Loop? Loop, ciao Loop, finalmente anch'io il mio Loop. Amica, è super contenta. Questo diventerà il tuo nuovo amichetto da appendere da qualche parte. Questo non lo so. Questo lo Questo. tengo io, lo volete voi, ma una mamma non Sì. sa dire di no ai propri Ma cuccioli. no, non Vede può già mini dirlo. cucciolo che lo guarda con gli occhi a cuoricina. Ti piace? Sì. Ma io so che Loop sarà più felice con l'opinionista che non con me. Sì, vero? Allora lo facciamo vedere da vicino e facciamo vedere quanto siamo stati fortunati. No, vabbè, però io scioccata.
Siamo stati super fortunati. A me che avevamo lo scontrino, ovviamente perché l'ho comprato io, l'ho pagato io. Non è che me l'hanno mandato loro con la sorpresa bella apposta. No, hai preso l'ho preso tua. Io, però vi dico un segreto. Lo volete sapere un segreto? Come Vai. ho fatto a trovarlo? Ero sicura che c'era quello bello. Davvero? Sì. Con i pesi? No. E con che cosa? Praticamente, un bacio alla commessa se mi sta guardando. No, del anche perché il negozio. Peso comunque di quei peluche là più o meno uguale. Non no, c'entra no. niente. Amica, è solo la sensazione. Praticamente c'erano tutte le uova. E questo era in cassa. Allora, vi spiego. C'erano le cassettine fatte così, con i quattro piedi, no? Cassettina, uova, uova, uova e quattro piedi. Sopra un'altra cassettina, uova, uova, uova e quattro piedi. Cassettina, uova, uova, uova con i quattro piedi. Ed erano divise Questo? per animale? No, 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 per no, no. sorpresa, no. No, qua c'era Trudy, qua c'era Clio Ah, Makeup, qua c'erano gli altri che abbiamo aperto, Pokémon, eccetera, eccetera. Quando ho preso lui, non lo potevo prendere. Non potevo. Era l'unico incastrato nel piede e io ho detto no, è perché quello più bello e si è incastrato e lui mi ha detto prendine un altro. No, io voglio questo. Amica, tun tun, brum. No. Eh sì. E lui così ha vibrato tutto e ho detto vabbè, se le abbiamo rotte le compriamo. Però nel frattempo sono balzate in mezzo e le ho tenuti così e ho fatto SOS. Gentilmente potrebbe venire qualcuno. Sì, lo ammetto, sono cretina. Però cioè, l'ho tenuto, dica. Ma è caduta per no, 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 perché ho messo la mano. E perché però sono leggere, erano tutte già mezzo vuote. Ha voluto il destino che non fossi punita per questo attirare poco poco che ho fatto. No, no, io non lo sapevo che era incastrato in quel momento. E ho tirato l'uovo che volevo, no? Però ho detto come non deve venire. Ho fatto così. Ma non ho pensato che poteva crollare tutto. Sì. E sembrava mica non so che cosa. Uno tsunami di uova. E ho detto se cadono tutte. Perché poi c'era una parete in mezzo centrale che non si appoggiava da nessuna parte di uova. Io ho visto come in quei supermercati quando fanno vedere tutto che crolla. Mi è venuta la gocciolina e ho detto oh no, quanti soldi saranno. Se crollano e si rompono tutte mi tocca domino. Comprarle. Domino. Ho detto no. Allora l'ho tenuto con tutta la forza che avevo in corpo. È stato in quel momento che mi sono ammorsicata la lingua, no. Mi è venuta la bolla, detto, sì. Lì dentro ci deve essere per forza quello più bello. E beh, ho detto ormai lo voglio. Allora sono riuscita comunque a ritenerlo in equilibrio su quei quattro piedi, che però mi sembravano troppo sbilenchi dopo l'azione, diciamo, pericolosa che c'è stata. Quindi ho detto all'aiuto regista, non me la sento di spostarmi da qua, perché se crollano... E c'è anche un bambino che passa, qualcuno, magari si fa male, le arriva un uovo qua. Sì. Allora ho aspettato, lui è andato a chiamare una ragazza, e anch'io l'ho vista passando da lontano, e gli ho fatto, Eila, Eila, potresti aiutarmi gentilmente? Proprio così, amica, è arrivata, e gli ho spiegato la situazione, e gli ho detto, c'è un uovo un pochettino così, gli ho detto, ho tirato, è leggermente crollato tutto. Però io ho filato la mano, l'ho tenuto, ma mi sembra che non stia, perché lo vedo un po' sbilenco. Senza nessuna scioltezza proprio, ha pigliato le due scatole che stavano crollando e le ha schiaffate ancora più in alto nelle altre. Fa, ma no, che stanno, vedi che non crollano, sono fatte apposta. Io così, amica, ho detto, oia, alto tanto, cioè più di me, lei, pum, le ha messe sopra e ha detto, ma sì che stanno, non vanno da nessuna parte. Quindi... Essendo comunque di cartone morbido, probabilmente se cadono non fanno niente, no? Perché sono scatoline. Le uova sono tutte flaffone, con tutto il loro cellophane, con la loro carta, tutta. E l'uovo di cioccolato avranno, cioè, pensato che 280 grammi non mi tramortisce, no? Tra l'altro, quanti grammi? Vediamo, vediamo. 280, non mi può tramortire. E quindi io forse mi sono preoccupata per nulla. Vabbè, ma... Però io amica ero veramente in ansia perché poi non voglio assolutamente fare nessun danno e se mi accorgo che insomma per colpa mia che anche accidentalmente ho toccato qualcosa io preferisco sempre dirlo così si sistema subito e si capisce, no? E si limita il danno perché se crollava dopo che io mi giravo sempre colpa mia era. Vabbè. E quindi
Questo però ormai lo volevo e non glielo lasciavo là perché dopo tutto il disastro, però mi si è attaccato perché prima ne ho preso uno da regalare alla Nonnix, no? Ten così e non ho avuto nessun problema. Quando ho preso il mio, pensavo tipo che me lo stava tenendo qualcuno dall'altra parte, io ho detto, no, visto prima io. E ho Ma tirato, no? Così ho tirato. Non lo so, chissà in quel momento. E che cos'era? Era la mano del demonietto che me lo teneva perché c'era la sorpresa bella. E quindi questo per dire che io, super contenta, ho fatto bene a tirare perché c'era il koala. E quindi direi che andrà in cameretta oppure attaccato allo zaino dell'opinionista. Se glielo date voi, Sì. glielo diamo. E allora, ciao Lu, buon divertimento. Lo so che mi vuoi bene, anche io ti voglio bene, però l'opinionista te ne vorrà tanto. Eccolo là. Carino, anche a me piacciono tantissimo i Trudy, li amo veramente tanto e sono contenta che Loop abbia trovato un amico che gli vuole bene. Carino, però il cioccolato lo dobbiamo assaggiare. So già che dopo non sarò in grado di parlare. Allora, io mi prendo un pezzo e ognuno si prende un pezzo. Prendi pure la ciotolina, tieni. Tieni la ciotolina, ecco. E quindi assaggiamo. Lo dai anche alla regista? No, lo mangi tutto tu? Certo. Amiche, assaggiamo. Questo lo abbiamo. Scusate, già scusate. Già assaggiato? Dolci preziosi, era anche l'altra volta. Sì. Forse Pokémon? No, non mi ricordo. Cos'era? Bella domanda. Forse ancora una carta qua. Dolci preziosi, Ah, Clio. Clio, Clio, ok. Clio Makeup, buonissimo, identico, Sì, uguale. senza Buono, glutine. Scusate, l'eleganza che mi contraddistingue nella cioccolata, con la cioccolata. 280 grammi, 280 grammi. Io direi super zuccherato. Se vi piace cioccolato zuccherato, questo ovviamente è non cioccolato standard, di sì, quello quello al super latte. buono al latte. Non ha retrogusto ovviamente né di arancio né di caramello né di cannella, niente di niente perché è cioccolato semplice al latte, semplicemente una punta zuccherata, secondo me più di quello in barrette, no? È un pochino più dolce Forse rispetto leggermente, proprio proprio appena poco appena. poco poco per gli intenditori, lo diciamo. E non è fondente, è proprio senza glutine e al latte. Quindi, boh, top. Cosa c'è? Qualcos'altro da dire? Finissimo qua. Dice cacao 31%. E ovviamente Trudy originale, perché dice Trudy SPA. Quindi non è. Cioè, fammi vedere, c'è la targhetta. Perché vedete, c'è sempre la Sì. targhetta che una volta era piccolina di stoffa qua e adesso è diventata lunga 1 chm. Un lenzuolo è Ma un che poi c'è anche lenzuolo. la medaglietta tipo Trudy. Eh Eccolo qua. sì. Ah, che È carino. molto molto carino. Direi bellissimo. Bravi, bravi, carini, piccolini giusti. Quanto abbiamo detto che costa? Ops, caduto a 12,99 terra, lo raccolgo dopo. Quanto? euro. Lui costa forse sui 9 euro? Salute! Beh, io mi ricordo anche che quelli, non so se li fanno ancora, quelli là piccolini, piccolini Trudy che compravamo un po' di tempo fa in Poi edicola. sono aumentati. Sì, Costavano sì. tantissimo ed È erano piccoli. vero, mini, Ti come le ricordi? Santoro in edicola, noi Esatto. prendevamo dei mini Trudy. È Piccolini che noi vero, sì, abbiamo che ci ancora. avete giocato tantissimo, ci giocano anche ancora. Piccolini, sì, li pagavamo tanto, mi sembra tipo 4,50 euro. Quindi se quello costa 9 euro, cioè, Sì, mi abbastanza buono, cioè. pare che il loro prezzo una volta fosse 6,90, tipo 20 anni fa. Poi è passato a 7,90, 8,90, 9,90. Adesso non lo so perché è un po' che non ne compro. Se sapete il prezzo di questa taglia, no, di Trudy, fateci sapere nei commenti. E soprattutto se l'avete comprato anche voi, fateci sapere quale Trudy avete comprato. Io negli anni sono sempre stata curiosa di sapere una cosa. Quindi quest'anno magari mi toglierò finalmente quel dubbio, se avete voglia di dirmi. Perché mettevano sempre 4 o 5 E dici, se ne peluche. saranno anche Ce ne altri? saranno altri oltre a questi che vediamo qua perché noi abbiamo trovato questo. Quindi in realtà ce ne sono solo Ma perché io 4. l'anno scorso, no? Adesso avevamo visto la Sì? foto. L'anno scorso c'era disegnato il pulcino, lo Sì? scoiattolo, se non mi sbaglio, la coccinella. Sì? Questi tre. Io però avevo trovato il procione. Ah, non Non c'era. mi ricordo se era l'anno scorso o l'anno prima prima ancora.
E non c'era disegnato. E non c'era disegnato, mi sembra. Okay, allora o ce forse... ne sono altre. A me mi ba- a me a me o mi forse non era si l'anno dice, prima? Lo non lo so, forse era l'anno sì, prima perché non lo so ricordo. Se mi sto confondendo. Ah, io invece un anno avevo trovato la coccinella. Mi ricordo. Scorso, il pulcino. Il pulcino. E un altro ma... della Trudy sempre avevo trovato il panda. Ah, sì, l'abbiamo già trovato, il panda. Ma aspetta, ma come hai fatto a sapere il nome Loop? Io gliel'ho messo perché il koala di Giorgi si chiamava Loop. E allora l'ho chiamato come il koala di Giorgi. Quindi però tu puoi chiamarlo come vuoi se Loop non ti piace. Chissà se ce ne sono altri. Forse sì. Io ho messo solo una cosa, mi basta per essere felice con questo uovo, di non aver trovato il pesce. Il pesce no, così. Ok. No. Poverino. Poi è pure muto, amiche, a me piace chiacchierare, poi lui non mi risponde. No, non va bene, non va bene. Però i pesci sì, mi piacciono, non ho niente contro i pesci, però il koala a me piace di più. Cioè, questo è, che non si offenda la Trudy, che non si offenda il pesce, ma è un mio parere personale, perché si usa dire così. È un mio parere personale, io preferisco il koala. Ma siccome non si poteva scegliere, è solo una fetta di sedere quella di oggi, no? E niente, io direi che il tasto può essere solo uno da parte mia. Anche da parte mia. Anche da parte mia. Allora, all'unanimità, Rosa, Mirabelle. Amiche, e voi che tasto schiaccerete a questo bellissimo uovo? Rosa, voto massimo, Mirabelle. Celeste, voto, diciamo, molto buono. Sì. Che è adoro. Oppure giallo, okay? Che voto discreto, è? Discreto. Amici. Oppure il voto più basso di tutti, che è tipo quasi insufficiente, Viola. C'è anche il disappoint alla fine, proprio il... E niente, amiche, io contenta. Adesso vado a farmi per merenda, uno per me e se lo vogliono anche per loro, mezza focaccina con la cioccolata, buonissima. E per le opinioniste invece un po' di cioccolato bianco, perché? Lo so, però ho assaggiato come sempre una fregolina, come dice Stefani, sì. E niente, voi volete aggiungere qualcosa? Io contenta, anch'io. Soddisfatta, tu sei contento? Anch'io. Sì? Dai, tutti felici, tutti soddisfatti. Beh, tu non hai mangiato questo cioccolato, ma hai accattato un bellissimo peluche. Poi mangi quello bianco. Sì. E gli altri mangiano cioccolato invece al latte. Prima o poi anche le intolleranze, o comunque diciamo queste, quando sono leggere, passano. Secondo me bisogna tenere duro un pochino, se non si può, no? E noi in questo momento siamo così. Però tipo l'anno scorso lo mangiava, quindi chissà, l'anno prossimo vedremo. E niente, io super contenta di questo uovo, sono 13, scrivevano 13, 13 euro spesi bene, perché sono contenta del cioccolato e mi piace. La sorpresa è carina, speriamo che sia piaciuta anche a voi, ma soprattutto speriamo di avervi tenuto compagnia con questo video. Voi volete aggiungere qualcosa? No, allora salutiamo. Come sempre vi ringraziamo per aver aperto questo video, vi ricordiamo se vi va di iscrivervi al canale perché l'iscrizione amiche ovviamente è gratuita e come dico sempre io ci ramancai a tragosa buru. Commentate con l'emoji che vi va, ma se c'è anche quella del koala oggi ci sta benissimo, no? Sì. Il bambù? Mangia bambù? Il bambù? No. L'eucalipto mangia, il bambù è il panda, panda. Lui mangia l'eucalipto, esatto. Ma non ci sarà, mi sono sull'etico i capelli, non ci sarà, è troppo difficile, il koala va benissimo amiche, oppure l'emoji che vi piace di più, il cuoricino, la faccina con i cuoricini, del peluche che vorreste trovare, sì infatti. E fateci sapere il vostro parere su questo uovo, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se l'avete già comprato, già aperto, spacchettato, cosa avete trovato, oppure se lo comprerete, quando lo comprerete, se vi va, tornate in questo video a dirci cosa avete trovato, tanto anche se commentate tra 2 settimane, noi poi guardiamo i commenti nuovi e soprattutto a me arriva la notifica, io controllo sempre i vostri commenti anche se sono su video precedenti, ci mancherebbe altro e mi diverto tantissimo a rispondervi, mi fate un sacco di compagnia e questa cosa diciamo che sta succedendo, questa interazione magnifica è la cosa più bella che mi sia successa nell'ultimo periodo, proprio bella, super divertente, super affettuosa. E niente, schiacciate un like di supporto se questo video vi è piaciuto. Vi mandiamo come sempre un bacio
grande, grande. E condividete alle amiche che amano l'uovo, le uova di Pasqua, i trudi, l'allegria e le risate. E adesso sì, vi mandiamo un bacio grande, grande, grande. E ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao amiche, buona serata, buon venerdì.